In Sicilia abbiamo tre leggi, la legge 8, la 18 e la 31 che si occupano di sport sin dal 1978. Le società sportive, insieme alle federazioni, gli enti di promozione sportiva, entro il mese di gennaio di ogni anno presentano istanza, si fa un piano di riparto su base meritocratica e le società percepiscono i contributi. Qualche anno addietro queste tre leggi sono state inserite all'interno della tabella H. Quindi nella tabella H troviamo diverse associazioni, fondazioni, eccetera, e poi troviamo tre leggi. Ovviamente con il nuovo, col decreto legge e col bando che verrà fuori, ci sono le associazioni che sono all'interno della tabella H che dovrebbero fare istanza, ma una legge non può fare un'istanza. E allora quello che io mi chiedo, e ho chiesto a diversi deputati che forse non hanno pensato al problema sport, chi fa le istanze per una legge? Ovviamente o facciamo alle istanze tutte 5.000 società sportive e 100 federazioni, oppure bisogna trovare una soluzione diversa, nel senso che bisognava individuare un fondo per il mondo sportivo che ha già partecipato a un bando e per cui questi contributi andavano erogati secondo il bando. La proposta è quella di utilizzare il vecchio bando che noi, per il quale noi abbiamo già presentato domanda e chiaramente individuare una somma da assegnare, ovviamente in tempi di crisi la somma. Certamente noi siamo partiti da 20 milioni nel 2002, 12 milioni 3 anni fa, 8 milioni 2 anni fa, 4 milioni lo scorso anno, anche qualcosa in meno. È chiaro, in un momento di crisi è possibile fare sacrifici, però ci sia un fondo certo al quale possono fare istanza tutte le società sportive. Stiamo lavorando a una legge quadro in maniera tale che dal prossimo anno lo sport possa essere trattato come merita e non solo per l'attività sportiva di vertice amatoriale, ma anche per l'attività sociale che facciamo, per l'attività di prevenzione, quindi anche l'assessorato alla sanità, l'attività sociale, quindi l'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali, l'attività ambientale, cioè lo sport si occupa ovviamente di tutte queste attività e merita un'attenzione da parte di diverse assessorate, non solo dell'assessorato al turismo. Rischiamo tutti perché se il bando che dovrà uscire i contributi li assegnerà sulla base dei dipendenti, ovviamente forse solo il CONI potrà ottenere contributi, ma migliaia di società sportive che si reggono sul volontariato dei propri dirigenti e dei propri tecnici rischiano di rimanere senza contributi. Ed è sbagliato, ovviamente, contro credo gli obiettivi della Regione che dice che non vanno i contributi. I contributi servono per potenziare l'attività, non per pagare gli stipendi di gente magari che è stata assunta senza concorso. Quindi io direi che se il criterio è quello dei dipendenti è assolutamente sbagliato e il mondo sportivo rischia di rimanere senza contributi.